Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Do il benvenuto e il buongiorno a Claudio Borghi Aquilini per quest'altra puntata di Scuola di Magia, dove ci si occuperà, intanto buongiorno Claudio, grazie. Buongiorno. Ci si occuperà di un argomento molto affascinante, le illusioni ottiche, che sono un fenomeno, anche se vogliamo, molto affascinante, no? Dietro il quale però non si riesce più a capire qual è la realtà, qual è l'invenzione, cosa c'è di sostanza e cosa c'è di fuffa, se mi permetti questa introduzione un pochino terra a terra. E, parlando di illusioni ottiche, qua c'è da entrare subito nel vivo del discorso. Ti lascio subito la parola, perché una illusione, non so se è ottica, politica o che altro, ce l'abbiamo sotto gli occhi e ne abbiamo appena parlato anche in rassegna stampa. Il Parlamento, i palazzi, per il momento i palazzi del potere, non so, il paese, le piazze, tutto il resto, eccetera eccetera, comunque il Parlamento si è arricchito di una nuova componente. Cos'è, sostanza o illusione ottica? La componente naturalmente del ministro Di Maio. Che cosa significa tutto ciò? Insieme per il futuro, che insieme per il futuro, bello. Che però sta per coprire divisi per il passato, forse, non lo so. Ma... comunque insomma, tu che hai lì vicino, insomma, che sei in un punto di vista privilegiato, nel cosiddetto palazzo, quello con la P maiuscola, insomma, ci puoi spiegare qualcosa di questa illusione ottica, di questo insieme, allora, per il futuro, divisi per il passato, separati per il presente, non lo so. Allora, che chi segue questa modesta scuola sa che uno dei punti di partenza di qualsiasi ragionamento, perché sennò altrimenti siamo al bar, che è un posto nobilissimo, però non è una scuola. Anzi, dato che stiamo parlando di scuola, approfitto per fare, anche se ovviamente non mi sentono perché in questo momento stanno facendo la seconda prova, insomma, un grande buona fortuna a tutti gli studenti che stanno affrontando la maturità. Non possiamo sapere che cosa è uscito oggi, perché la seconda prova, in maniera, secondo me, un po' curiosa, viene lasciata alle singole scuole. No, quindi, una volta, quando c'era la versione tutti a vedere se era uscito Tacito piuttosto se era uscito Cicerone, no, adesso non lo possiamo sapere, perché in realtà ogni scuola fa un po' come vuole. Va bene per chi ama l'autonomia, un po' meno per un sistema come questo, dove dovrebbe esserci uniformità di giudizio. No, quindi non vorrei che in qualche scuola magari facciano una versione molto difficile, in altri invece gli presentano la parte iniziale del debello gallico. Comunque, vabbè, non ero d'accordo sinceramente nel presentarla così, però il ministro Bianchi ha così deciso. Comunque, tutti quelli che ci seguono sanno che il ragionamento in una scuola deve partire dai dati. Partiamo quindi dai dati. Il Movimento 5 Stelle aveva preso diciamo all'inizio della legislatura, quindi 18. Con i voti popolari, una roba tipo 340 seggi. Allora, vediamo, tanto per dire, perché uno adesso magari si dimentica, no? Perché va in giro a chiedere se c'è qualcuno che ha votato il Movimento 5 Stelle. Non lo trovi mezzo, no? Tutti adesso gli scappati di casa, ma sono, ma figurati questi cialtroni, no? Così, questo tipo, va bene. Prendiamo delle regioni, non so, mi verrebbe da dire, ditemi voi, non so, la prima che mi passa in mano, Puglia. Allora, Puglia, il Movimento 5 Stelle nel 2018 ha preso il 45%. Uno, okay. Su due. Poi, Calabria,
43%. Sicilia, 49%. 49% in una regione come la Sicilia. Ora, stiamo parlando di una regione molto grande. 49%. Non so se ci si rende conto, è una cifra assolutamente pazzesca. Ma anche al nord, perché uno sembrava, vabbè, sono fenomeni del nord, no? E così via. Attenzione, in Friuli, Venezia Giulia, 25%. In Veneto, 25%. Ma vedete, voi se ce lo siamo dimenticati, ma nelle elezioni del 2018, per farla molto semplice, vinse il Movimento 5 Stelle. Senza dubbio, no? Perché qua, se no altrimenti, tutti quelli che si lamentano dicendo ma perché succedono queste cose in questa legislatura, ma fate qualcosa, ma perché non perché quello che volete voi non viene fatto, no? Ma perché... adesso mi spiace, la prima risposta a tutto è perché le elezioni nel 2018 sono state vinte dal Movimento 5 Stelle. Quindi il fatto che la Lega fosse considerato l'altro partito vincitore derivava dal fatto che aveva visto crescere in modo molto importante i propri consensi rispetto alle elezioni precedenti. La Lega, vi ricordate, era il famoso partito del 4%, preso al 4% da Salvini, e ottenne il 17%. Quindi era un risultato notevolissimo, no? Ma in termini relativi, cioè, vale a dire, era un partito, il partito che era cresciuto molto, no? Forse il partito in proporzione, anzi, era cresciuto assolutamente di più rispetto a tutti. Ma quello che in senso assoluto aveva preso la maggior parte dei consensi era il Movimento 5 Stelle, no? Il Movimento 5 Stelle che, anche per dire, nella virgolette mia toscana, no? Tanto per dire, 25% anche lì. Stessa roba nel collegio dove sono stato eletto, sempre 25%, sempre 25% parliamo. Quindi stiamo parlando di un successo. Le ragioni di questo successo, poi uno può domandarsi quali siano, però di base, secondo me, se ben ricordiamo com'era quel periodo, indicava un forte desiderio di cambiamento. Cioè, la gente era stufa di una situazione che alla fine portava a una palude che non dava nessun tipo di spinta, nessun tipo di novità, no? E così via. Si era arrivati dal periodo di Monti. Sì. Se ben ci ricordiamo, c'era stata la grande speranza per il centrodestra, no? nel 2008, con tantissimi voti da parte presi dal centrodestra. La legislatura finì in quella maniera che ben ci ricordiamo, cioè, vale a dire, con Monti, no? Quindi immaginate, e con la lettera di Draghi, e con la lettera di Draghi, però capite com'è il triste destino, no? Perché poi alla fine uno dice ma la gente vota male, e no, ma la gente vota per disperazione, perché chi ha votato centrodestra nel 2008, no? Ha votato centrodestra sulla base di una grande speranza, vale a dire la speranza di il taglio delle tasse, perché si veniva, vi ricordate, dagli infausti 2 anni di Prodi, no? C'è uno dei governi più di sinistra della storia, con anche Ricchi Piangano, Visco alle finanze, insomma una roba totalmente inguardabile. E a un certo punto il mandato, no, degli elettori era quello di tagliare le tasse. Purtroppo
lì ci furono due errori, secondo me, molto, molto gravi, che furono il primo, quello da parte di Berlusconi, invece di sfruttare subito questa sua enorme forza, no, che gli era stata data dai cittadini per cambiare fortemente le cose, no, la prima cosa cercò di giocare in difesa con il cosiddetto braccino, che purtroppo è mortale per la politica, e cercò il lodo Alfano come prima manovra. Forse ce lo ricordiamo, no? Cioè dici, io voglio cambiare la magistratura perché mi sento minacciato e quindi provo a proteggere me stesso, ma la gente non l'ha capito. No, dice, io ti porto su perché voglio finire un periodo di oppressione fiscale e la prima cosa che fai è pensare le tue cose, e quindi già lì si partì male, no? Poi invece sapete come andò a finire, l'Adolfano venne cassato, a quel punto si cominciò a giocare in difesa su tutti i fronti e poi arrivò lo spread. Ci fu la scissione anche lì, no? Fini, vi ricordate, a settembre, e poi arrivò lo spread, no? E quello fu la morte finale, no? Dove a un certo punto uno poteva o provare a combattere l'Unione Europea, ma era indebolito dalle scissioni, no? E similari, invece, o mollare, secondo me, dicendo no, palla ai cittadini. Invece si fa molta molta fatica per una classe politica sempre a chiedere le elezioni, se ben vi ricordate, ci fu una sciagurata manovra estiva da parte del PDL, dove cedette all'Europa provando a mettere tasse per placare lo spread, no? Ma sappiamo benissimo che in realtà non è quello, cioè lo spread non viene placato dalle tasse, anzi fa peggio, e alla fine se ne dovette andare per fare spazio a Monti. Quindi immaginate la beffa, no? Cioè una legislatura dove in massa gli italiani votano per avere meno tasse e finiscono con la Fornero. E allora a un certo punto è comprensibile che la gente girino le palle, no? E allora a un certo punto uno dice, sentite, vabbè, ma allora sapete cosa è di nuovo? E cominciarono a votare fortemente il Movimento 5 Stelle. Non abbastanza, perché vi ricordate che la legislatura dopo fu quella del centrosinistra. Non sufficiente per vincere, ma il Movimento 5 Stelle entrò in forze in quel Parlamento. Quindi la nostra storia, diciamo così, no, che finisce del Movimento 5 Stelle, che finisce tristemente oggi, in realtà nasce con quel primo sbarco in Parlamento, molto evidente, no, che fu nel 2013. Quindi in quelle ci fu, se non mi ricordo male, quasi già un 30%, insomma c'è una percentuale enorme, insomma, di voto del Movimento 5 Stelle inteso come protesta, anche lì gli diamo torto, cioè abbiamo della gente che aveva votato il centrodestra per le tasse, si ritrovava Monti, si ritrovava la Fornero, oltretutto appoggiato da quel centrodestra, a un certo punto non dice, beh, sai cosa c'è, la prendo alto. E io mi ricordo, se devo essere sincero, pur avendo votato ovviamente Lega, che oltretutto non aveva nemmeno partecipato, no, al governo Monti, però non fu premiata la Lega per non aver partecipato al governo Monti, ad essere sincero. Cioè la gente andò direttamente su un desiderio di cambiamento totale e votò in massa il Movimento 5 Stelle, ma non abbastanza per compensare il solito centrosinistra, che tanto in un modo o nell'altro la maniera di i suoi elettori sono sempre quelli, no? Sono sempre molto più fedeli, e quindi quando il centrodestra se ne sta a casa oppure prova a votare qualcos'altro tipo il Movimento 5 Stelle, in ogni caso mantiene i suoi elettori. Allora ci fu, se ben vi ricordate, la maggioranza di centrosinistra con l'arrivo subito degli scissionisti in Forza Italia, Alfano, no, e compagnia bella, e il risultato fu che uno si beccò 5 anni di Letta, Renzi, Gentiloni, no, cioè tutti.
l'Enrico stai sereno, cioè, vi ricordate, no? Una delle legislature veramente più tristi, no? della storia, senza nessun tipo di guizzo, con tentativi oltretutto malcelati di svenderci all'Europa, Gentiloni che portò avanti il trattato di Caen, quello dove pensava di regalare il mare alla Francia, no? E così via. Alla fine la gente disse no, vabbè, basta, cioè, basta di avere gente che dice che si piega all'Europa e noi stiamo sempre peggio, no? Cioè, era fallirono le banche, vi ricordate? Cioè, Renzi disse sì al bail-in e col risultato che poi cominciò a fallire Banca Etruria, cominciarono a lasciare giù i soldi i risparmiatori, no? E così via. Un vero disastro. E quel disastro portò a un risultato con la gente che arrivò e dice no, io voglio cambiare, piuttosto questi, cioè il famoso proviamo questi. E questo proviamo questi, allettato anche da molte parti a sud dal miraggio del reddito di cittadinanza, no? e similari, portò come risultato queste percentuali enormi del Movimento 5 Stelle e una forte crescita della Lega che, sempre se vogliamo fare un po' di storia, anche in parte per merito mio e similari, era su posizioni molto di contrasto con il mondo delle regole europee, no? Che erano poi le cose che portavano, che avevano portato al bail-in o a tutte quelle altre cose che avevano reso indigesta quella legislatura. E a quel punto, adesso siamo nella storia contemporanea, no? Ovviamente questo 5 Stelle che ormai era obbligato a governare, purtroppo poi si è rivelato che cos'era. Cioè, quando all'inizio della legislatura ha iniziato a governare con noi, in un governo che io penso che molti ricordano con favore, ma quel governo giallo-verde che ancora sono convinto molti ricordano con favore, perché tante volte incontro dice ma si stava così bene quando c'era quel governo lì, no? Similari. Ebbene, ma se ben vi ricordate, era un governo caratterizzato dal gradimento soprattutto per la Lega, cioè arrivati finalmente al governo questi fenomeni, questi che dovevano essere chissà che cosa, e una volta visti con gli occhi che in realtà erano, diciamo, modesti, mettiamola così, cioè questo per prendere un aggettivo carino, e il risultato, ve lo ricordate cosa fu, no? Cioè fu che la Lega saliva tantissimo, perché diciamo le persone che il personale di governo della Lega era sicuramente molto più apprezzato, il Movimento 5 Stelle scendeva. Cioè, quello che caratterizzava quel governo era per esempio il decisionismo di Salvini, che bloccava le navi, no? che bloccava gli sconti, che bloccava gli sbarchi nei porti. Dall'altra parte tutti percepivano invece che c'era della gente inadeguata, come per esempio Toninelli, che invece guidava ai lei la Guardia Costiera e che non faceva nulla per aiutare Salvini. Tutti si rendevano aiutare Salvini, che doveva essere per esempio la ministra Trenta, ministro della difesa, non lo faceva, e poi dopo aveva detto chiaramente che lei remava contro, no? Per cercare di dare addosso a Salvini. Di Maio, che aveva preso una specie di super ministero che prendeva sia il lavoro che lo sviluppo economico, non faceva nulla, se non appunto mettersi a regalare i redditi di cittadinanza ai suoi amichetti, no? Affidando il lavoro lì a un soggetto lì del Tennessee, che cacchio era, quello che andava avanti e indietro in business in prima classe dagli Stati Uniti. Quindi la differenza, quindi la salita forte dei consensi della Lega in un governo che era considerato bene, no? Rispetto alla discesa del Movimento 5 Stelle, è iniziato a essere la verità, cioè vuol dire questi siano diciamo prospettati come altro, prospettati come efficienti, prospettati come novità, ma in realtà non erano adeguati a questo lavoro.
a quel punto basta, cioè nel senso da lì è partito un orribile aggrappamento alle poltrone, no? In termine che io peraltro odio, comunque a evitare in tutte le maniere che la legislatura finisse, e avrebbe dovuto finire per ovviamente registrare il cambiamento della base elettorale, e che si andasse a nuove elezioni, e pur di non andare a nuove elezioni, qualsiasi partito, qualsiasi lanza andava bene, a cominciare con quella del PD. Allora a quel punto adesso però, una volta che si arriva, che il timer, quello o la miccia della bomba, no, arriva sempre più vicino allo scoppio, cioè vale a dire alla scadenza della finale della legislatura, anche se uno volesse prolungarla, e allora a quel punto iniziano le illusioni ottiche, cioè vale a dire cercare in qualche maniera di salvarsi, partendo dal presupposto che tutti sono consapevoli che in tante regioni dove hanno preso il 50%, se va bene prenderanno il 5%. E allora a quel punto uno deve disperatamente cercare di essere in qualche maniera nei posti che possono avere quantomeno una speranza di elezione. Ecco, Claudio, posso farti tre osservazioni? Perché ti ho seguito con molto interesse il tuo ragionamento e mi viene da fare appunto tre osservazioni. La prima è numerica e si basa sul numero che hai appena dato. Se dal 50 tu passi al 5, dove va a finire il 45? Questa è una bella domanda. Secondo, a proposito dei tanti voti presi nel 18 da 5 Stelle in primis e Lega, e freschezza, diciamo, rispetto alla storia precedente di quel governo là e di quella maggioranza cosiddetta giallo-verde. Ebbene, non ti pare che invece gli anni che ci separano dal 18 per arrivare ad oggi abbiano significato un lento ma progressivo avvicinarsi ai titoli di coda di quella speranza lì, The End, punto di domanda, la fine del film? Terzo, a proposito di contraddizioni di quella maggioranza là che tu hai messo in evidenza, e 5 Stelle, cioè i due soci di maggioranza del primo governo del 18, in più però c'è il PD, c'è Draghi che era il nemico di tutte e due, cioè insomma uno potrebbe dire che le contraddizioni oggi sono ancora più grosse, con beneficio di chi? E qui torniamo al punto 1, il 50 meno 5, 45, dove va? Allora, partiamo dalla fine, cioè vale a dire le contraddizioni e simili, perché le due forze che reggevano il primo governo adesso reggono quest'altro che è di un'impostazione opposta. Con un passaggio intermedio nel quale c'era il PD, che poi però è stato riassorbito dentro la maxi però, unione. Vedete la parabola, no? Che è stato più o meno analogo alla questione Monti, no? Cioè un elettorato che ha votato in larga parte per l'anti-europeismo o l'anti-unionismo, come vogliamo dire, cioè un elettorato, che è quello che io ho detto il giorno dell'insediamento di Draghi, gli ho detto: ma scusate, lui sarà un governo europeista. Dico: presidente, lei sarà anche un governo europeista, però le ricordo che le forze che lo compongono hanno, se uno volesse essere, diciamo, concreto e non banderuola, come purtroppo è stata questa goffa conversione del Movimento 5 Stelle, è fatto per una larghissima maggioranza da un partito che ha fatto un contratto di governo con noi e che nel programma aveva delle cose forse ancora più radicali rispetto a quelle della Lega, in termini di ribellione nei confronti delle regole europee e similari, no? Certo che se poi queste centinaia di eletti, no? Alla fine si scopre che non avevano nessun ideale, nessuna ideologia, ma semplicemente erano dei simpatici ragazzotti che in questo momento hanno improvvisamente, come tutti, il problema della disoccupazione futura. Capite che l'ideale, l'ideologia
va abbastanza remengo e io mi trovo, diciamo così, in poca compagnia, ma forse perché sono privilegiato io, cioè nel senso avendo avuto io una vita lavorativa precedente e non avendo quindi questo terrore o questa ossessione del mio posto, no, posso permettermi di dare peso e di mantenere fede ai miei ideali. E comunque però se vogliamo è stata abbastanza simile, cioè uno inizia votando per avere meno tasse e finisce con Monti, uno inizia votando per meno Europa e finisce con Draghi. E poi cioè, voi capite che io ce la faccio poca, diciamo, faccio un po' di fatica a sgridare, però lo sarò costretto a farlo, ma a virgolette sgridare chi poi dice ma no, ma io chi se ne frega, non vado a votare perché tanto, ma a che diamine serve? E invece no, cioè in realtà serve perché il problema era a chi dare la fiducia, cioè vale a dire l'intenzione era buona, cioè quella di puntare contro sbagliate le persone. Allora, dobbiamo fermarci solo un attimo. E qui arriviamo poi, scusa, adesso sì. Lo so che ti devi fermare, ma anticipo, qui arriviamo alle illusioni ottiche, perché queste stesse persone stanno preparando la grillanza 2.0. Allora, tra pochissimo. Rieccoci alla nostra scuola di magia, le illusioni ottiche, con Claudio Borghi Aquilini. Prima di darti la parola, mi permetto, stavo seguendo appunto il tuo discorso, e a proposito di Di Maio, ho visto la conferenza stampa l'altra sera e non voglio fare il piccolo lombroso, neanche in sedicesima, ci mancherebbe altro, però mi è sembrato visivamente, come guardando il volto, diciamo, di Di Maio mentre parlava, il volto di una persona che non si appresta a fare una cosa positiva. Cioè uno dice, creo una cosa nuova perché ho questa idea. Mi sembra una persona tra il timoroso e il costretto, l'impaurito. E io, francamente, ho avuto una sensazione di grosso disagio seguendo quella conferenza stampa, perché non limpida, chiara, ma non lo voglio dire in senso complottardo o dietro scenista, diciamo. Mi è rimasta addosso una sensazione di poco bello. Non so come spiegarmi meglio, Claudio, però ti lascio subito la parola, perché qua le illusioni ottiche a volte divertono, a volte inquietano. Che di Napoli convive con la paura. Questo me l'ha detto un mio amico napoletano. È interessante, diciamo. Secondo me, insomma, il discorso di ha paura, intesa nel senso partenopeo, è forte in quell'uomo. In questo caso ha paura di tornare a vendere le bibite a San Paolo. Sì, che poi è sempre, assomiglia al Parlamento per certi versi, perché c'è anche lì insomma tante sedie, una curva, no? E così via, però è un po' differente, no? come impostazione, come stipendio, come privilegi. Il punto è abbastanza semplice: lo sciagurato taglio dei parlamentari che loro hanno voluto, e a cui in modo, secondo me, appunto improvvido, in tanti per altra paura, la paura di essere visti come quelli della casta, hanno appoggiato, e comporta che scendere dal 40, dal 40, dal 50 al 5, in più con il taglio dei parlamentari, porta una situazione molto molto pericolosa potenzialmente per tutti costoro, che è quella molto banalmente di tornare a fare quello che si faceva prima, nel caso di molti di costoro nulla. E allora a quel punto uno, vedendo il timer e vedendo l'acqua che si abbassa costantemente, può star lì fermo oppure può cercare di fare due cose. La prima cosa, cercare di ammazzare il leader, perché il leader di partito, il segretario di partito, ha un unico vero potere. L'abbiamo visto tante volte con il nostro leader, cioè con Matteo Salvini. Lui avrebbe voluto fare determinate cose. Sapete benissimo che
Salvini può avere tantissimi difetti, ma non quello di essere un non trasparente. Cioè, quello che vuol fare o quello che vorrebbe fare o quello che pensa, direi che emerge con, di solito con plastica chiarezza. E in molti casi quello che avrebbe voluto fare lui era palese. Peccato che non, da quando è uscito dal Ministero degli Interni, vale a dire un ruolo dove ha potuto, poteva veramente fare quello che aveva in mente in modo suo, cioè vale a dire senza rimanere dentro nei giochetti di palazzo, ma facendolo proprio in modo semplice, cioè io sono qua ma con il mandato di fermare gli sbarchi li fermo, punto. E per questa colpa ricordiamo che è ancora sotto processo con accuse assolutamente infamanti. Ma altrimenti una volta uscito dal Viminale è tornato a essere una persona che non ha il potere nemmeno di cambiare una fioriera, perché ha un voto come me, io ho un voto su 630, nel suo caso pesa un po' di più perché è senatore, cioè un voto su 315, diciamo che può indirizzare o il voto del suo gruppo. Ma anche lì è vero fino a un certo punto, perché se uno volesse guardare la pratica, no, parlamentare, chi decide i voti del gruppo parlamentare è il capogruppo, non è il segretario di partito, no? Poi è ovvio che agiscono in concerto, però diciamo che il vero potere grande del segretario non è nell'attività di governo di tutti i giorni, dove spesso ti scontri col fatto che molto banalmente tu vuoi fare qualcosa, gli altri sono di più e ne vogliono fare un'altra, e tu puoi anche pestare i pugni e non riesci a fare assolutamente niente. C'è ancora della gente purtroppo che se legate al dito il non scherziamo per il Green Pass, per prendere il caffè, no? Ancora una volta ogni tanto la gente se la prende con Salvini perché aveva detto non scherziamo per il Green Pass per prendere il caffè, e dopo il Green Pass è arrivato. Però il problema era che quella era la sua intenzione. No, se poi tre quarti del Parlamento invece voleva il Green Pass, non è che sarebbe stato il suo potere fermarlo. Si è riusciti a fermarlo appena si è potuto. Ma alla fine un potere però ce l'ha, e il potere è quello di fare le liste, ed è per questo che il segretario diventa tanto più potente man mano che si avvicina il momento delle elezioni, e tanto più odiato, perché specialmente per un partito, e in questo caso sono tutti tranne Fratelli d'Italia, però in una situazione dove tutti i parlamentari temono per il proprio posto, se uno pensa di non essere nelle immediate grazie del leader e quindi di non avere la ricandidatura, in buona sostanza, la prima cosa che pensa di fare è ammazzare il leader. Da qui i grandi tentativi, le spallate, le cose, no? Allora sostituiamo Conte con Crimi, con cose di questo tipo, no? E similari. Lo stesso Zingaretti, no? Che era stato fatto fuori da Letta, similari. E questo è, cioè uno di partito, la prima cosa che provano a fare è far secco il segretario in modo tale da eleggere un altro che sia semplicemente, non che sia migliore così così, ma che abbia più possibilità di ricandidare chi organizza queste congiure di palazzo, no? Queste piccinerie o similari. E la seconda possibilità, nel momento stesso in cui vedi che o gli statuti o similari non consentono o non possono perché non c'è sufficiente seguito, di cambiare il segretario, è quello di staccarsi. Allora a quel punto fai il partito nuovo, così del tipo, che come dici tu non è una cosa bella dettata da un ideale o dettata da dire voglio fare qualcosa di nuovo, c'è un disaccordo, no, o similari.
No, è dettata da un interesse squallido di bottega, per dire io devo fare qualcosa in modo tale da potermi ricandidare, e se non mi ricandido dall'altra parte, piuttosto che faccio il partito mio personale, ma almeno ho una candidandomi da solo ho una possibilità su 100, se aspetto che quell'altro mi ricandidi e non mi ricandida, ho 0 possibilità su 100. Nel caso dei 5 Stelle poi credo che il colpo di grazia ovviamente non è stata la mozione o la risoluzione sull'Ucraina, cioè non prendiamoci in giro, le risoluzioni, ho fatto un video, insomma non so se l'avete visto, ma non servono assolutamente a nulla, cioè sono teatro esattamente come gli ordini del giorno, se è una cosa che serve al governo vengono prese come Vangelo, se è una cosa che non serve al governo vengono ignorate. L'unica cosa che ha fatto probabilmente traboccare il vaso è stata la conferma da parte di Grillo o similari del dire che ci deve essere il limite dei 2 mandati. Infatti, non so se notate, quasi tutti i dimaiani sono deputati che sono alla seconda legislatura. E quindi uno dice, ma scusa, piuttosto di non essere ricandidato, seppur con poche possibilità perché i voti sono spariti, con il Movimento 5 Stelle, tanto vale che mi invento un altro partito, possibilmente il più prono possibile a qualcuno che magari mi può apparentare, quindi provo a assomigliare al PD, provo a assomigliare a Calenda, cioè non lo so, qualcosa orribile di quel tipo lì, e provo. Uno su 1000 è sempre meglio di 0 su 1000, e quindi questo è, però veramente il fatto è che tutte queste diverse scissioni, no, dovute tutte a diverse mentalità, allora che si possono chiamare insieme per il futuro, che si possono chiamare l'alternativa, che si possono chiamare paragone, no, così di questo tipo, sono tutti grillini, cioè non è che cambiano le persone, cioè quegli stessi che hanno fallito in questa legislatura, no? Perché hanno abdicato i loro ideali, consentendo di andare al governo con il PD, con il partito di Bibbiano, no? Con quella piovra, vi ricordate la piovra di Battista, no? Con tutti gli arrestati del PD e similari, ecco. Quelli che hanno avuto quel peccato originale, che pur di non rischiare di andare a casa hanno fatto entrare per la milionesima volta al palazzo il Partito Democratico con il Conte 2, questo essersi virgolette venduti l'anima al diavolo sono state delle persone, e queste persone, no? Se si rincarnano in un altro partito non è che diventano diversi, inadeguati erano, inadeguati rimangono. Claudio, abbiamo 2 telefonate perché non abbiamo aperto nel frattempo le linee telefoniche per chi vuole intervenire, abbiamo una quindicina di minuti più o meno abbondanti, non molto abbondanti, ma comunque chi vuole intervenire può farlo allo 02 66 20 35 29 oppure via WhatsApp al 346, anche audio, 346 64 27756. Poi vorrei girarti una considerazione. Tra Luigi Pellegrin ci sarà anche Jacopo Tondelli, un amico, un collega, già giornalista del Corriere della Sera e oggi direttore, un po' di anni, del sito gli stati generali.com, che ha fatto un bellissimo articolo su Luigi Di Maio, molto stimolante. Te ne vorrei proporre un passaggio perché mi riguarda e ci riguarda credo un po' tutti anche come cittadini. Prima sentiamo le telefonate. Pronto? Buongiorno signore Aquilini. Io vedo che lei le vede meglio di me le facce di questi politici, a partire da Mario Draghi. Tristi, invecchiati di anni, anni, anni nel giro di qualche giorno, prese probabilmente questi burattini manovrati, presi probabilmente da ricatti vari, eccetera, che sanno che si muovono come gli dice il proprio padrone. Voi politici tutti siete fortunati, perché noi italiani c'è un detto che si dice, che dice abbassati canna che passa tempesta. Noi tutto sommato riusciamo sempre a mettervelo in quel posto, e quindi la storia dei politici che sono manovrati, sono delle povere pedine messe lì, mi fanno quasi pena. Siete fortunati che noi italiani, contrariamente
al popolo francese, a altri popoli, non vi veniamo a prendere a casa. Abbassati canna che passa tempesta, riusciamo sempre a mettervelo in quel posto. L'eroico popolo francese che ha eletto Macron alla presidenza della Repubblica, votando in pochi peraltro, ma comunque c'è un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno, chiamo da Trieste. Buongiorno. Saluto il direttore e anche l'onorevole, che mi è anche simpatico perché ci viene a raccontare tutte queste belle storielle, no, queste cosine qua. Però si dimentica che c'è anche un sostantivo femminile che si chiama coerenza, cosa che la Lega logicamente non lo conosce, perché sull'obbligo vaccinale, su Green Pass, è favorevole al fascicolo sanitario, appoggia continuamente il governo, dice no alle armi, no all'invio di qua, no all'invio di là, e dopo chissà perché vota sempre con il governo Draghi. Allora, andate un attimo sul vocabolario, date un'occhiata alla parola coerenza, e poi non ci venga a raccontare la storiella che bisogna sempre trattare e con il deputatino, con l'onorevolino, perché bisogna convincerlo. Allora, quando si dice una cosa bisogna farla. Grazie. Claudio, subito a te la parola. Eh beh, vede, quello che dice l'ultimo ascoltatore, in realtà ha molto a che fare col titolo di questa trasmissione, cioè vale a dire la magia, cioè la gente purtroppo, uno dei danni del grillismo è aver fatto credere che la politica sia magia, cioè vede, quando si dice una cosa bisogna farla, non è così. Per fare una cosa ci vuole il 51% e il 51% comporta avere a che fare per arrivarci o col PD o col Movimento 5 Stelle, con le altre forze non ci arrivi, perché se no altrimenti se ci fosse arrivato col centrodestra, il centrodestra avrebbe avuto la maggioranza da subito, ma il centrodestra la maggioranza non ce l'aveva. Quindi significa che se io della Lega voglio fare qualcosa, no, questa famosa cosa che dice l'ascoltatore, cioè si dice una cosa e bisogna farla, bisogna avere a che fare o col Movimento 5 Stelle, di cui abbiamo raccontato pregi e tanti difetti, o col Partito Democratico, altrimenti quella cosa non si fa. E io, per carità, come tutti sanno, non sono un fan di rimanere in questo governo, perché dal mio punto di vista anche all'opposizione si sta benissimo, però sincerità per sincerità, uno dice posso tranquillamente discutere la scelta di stare in questo governo, e insomma la mia sarebbe una difesa d'ufficio, no? Mi verrebbe da dire, ma dovete, chi diciamo si lamenta della posizione della Lega all'interno di questo governo deve essere un po' sincero con se stesso e probabilmente scoprirà nel suo cuoricino che quando c'era il governo giallo-verde, il governo giallo-rosso, cioè il Conte 2 per intendersi, il PD, Movimento 5 Stelle, e la Lega era all'opposizione coerentemente, e non eravate contenti. Io me lo ricordo. Tutti in fila sotto il mio social a dire fate qualcosa, perché non fate qualcosa, fanno lockdown e non li fermate, fanno lockdown e non vi interpellano nemmeno, prendono le misure sanitarie e quel tipo e voi non ascoltano neanche cosa avete da dire, no? Cioè, purtroppo quello era, cioè il fatto di essere parte di questo governo è stata una scelta non politica, cioè mai si è detto noi siamo d'accordo con quello che pensa il Partito Democratico, piuttosto che ormai che si era consumata la rottura con il Movimento 5 Stelle. La scelta di entrare a far parte di questo governo è stata, questi partono in ogni caso, no? Con un governo che avrebbe avuto quella famigerata maggioranza Ursula, no? Cioè vale a dire il governo giallorosso più Forza Italia, no? E più qualche altro centrista, quindi con voti sufficienti per fare indisturbati qualsiasi cosa. E abbiamo detto vabbè, noi dobbiamo cercare di riequilibrare il tasso di raziocinio o quantomeno del centrodestra, proviamo a entrare. È stata una decisione sbagliata? Boh, probabilmente sì, però non è certo stata una cosa politica, e poi quando sei dentro in questo sistema il gioco è che tu devi discutere, trovare altre alleanze, quel famoso deputatino, anche uno solo, per trovare un voto in più, come è stato il caso del fermare la riforma del catasto,
e qualche volta ci si riesce, qualche volta non ci si riesce. Questo purtroppo è, cioè non è tanto questione di essere coerenti o non coerenti, no? Se uno fosse stato all'opposizione anche di questo governo insieme con oltre che al Conte 2, io non lo so se sarebbe stato differente il risultato, cioè la gente sarebbe stata scontenta lo stesso, perché quell'illusione che è stata data all'inizio del governo giallo-verde, vale a dire che noi fossimo assolutamente potenti e che avessimo in mano il pallino della legislatura, derivava esclusivamente dal fatto di aver tentato il sistema dell'alleanza col Movimento 5 Stelle, che aveva le percentuali di cui abbiamo parlato inizio trasmissione. Allora, noi abbiamo 17. Abbiamo altre due telefonate. E velocemente, però la signora che dice che ce lo mette in quel posto, attenzione a non automettercelo, ecco. Cioè io l'unica cosa che posso dire è va benissimo prendere e continuare a votare in modo istintivo o similare. Io l'unica cosa che posso suggerire è guardare le persone. Due telefonate. Se uno prende l'etichetta e c'è il partito che dice io invece sarò il partito super sovranista con questo tipo e poi composto di grillini, avrete ancora grillini. Allora, due chiamate, intanto però ti giro anche rapido, giro i messaggi via WhatsApp. Un commento chiede un ascoltatore da parte di Borghi sulle dichiarazioni di Fedriga, che rivendica con orgoglio il Green Pass. E poi, certo, ci vuole il 51% e la Lega ha sempre garantito il 51% al governo Draghi, scrive un altro ascoltatore. Ovviamente e ancora... non è così, non mi risulta, non c'è, chiedo a questo ascoltatore se mi sa dire una singola votazione, una singola, specialmente di una questione controversa dove magari noi la pensavamo diversamente, dove la Lega è stata decisiva o ha garantito il 51%. Il governo attuale ha il 90% dei voti del Parlamento, cioè se noi abbiamo il 17%, basta aritmetica di base, ecco, non la prova di matematica che in questo momento i ragazzi della maturità stanno affrontando. Allora si deve avere il coraggio di uscire dal governo, sintetizza un'altra ascoltatrice. Uscite, solo così sarete credibili, recupererete voti, anche il mio. Dopodiché avete votato tutte le porcherie, scrive un altro ascoltatore. Guardando al 23 abbiamo il telecomando per aprire il cancello Mattarella, dice un altro ascoltatore, oppure monetina in bocca per passarlo tipo Cerbero. l'unica cosa che la Lega poteva fare come opposizione è scendere in piazza e contarsi. E poi ancora Ambrogio, non conviene ricordare a certa gente che il tragico governo Monti era appoggiato da una certa signora Meloni. Gli italiani, più che anche canne, si piegano al vento, sono coglioni, specialmente noi del nord. E mi fermo un attimo per dare lo spazio anche alle ascoltatori e ascoltatrici in attesa al telefono. Pronto? Buona Padania, Giulio. Buongiorno. Permettimi una piccola digressione. Volevo dire, siccome sto telefonando abbastanza spesso, contrariamente a quanto l'avevo detto, probabilmente andrò in quanto prima in posta a mandarvi un contributo, perché è giusto così. È la passione, ma è giusto così, amico mio, è quello che vogliamo. No, caro Giulio, siccome io avevo detto che non avrei più chiamato dopo le mutazioni basilari della Lega, invece purtroppo lo sto facendo e quindi è giusto che io contribuisca allo spazio che occupo. A parte ciò, io volevo ricordare all'onorevole Borghi che tanto per così, io ho ancora in casa un opuscoletto con no euro. Ma non se mi pare di ricordarlo. No, se vuoi leggo qualche brano. Ma comunque, a parte ciò, lasciamo. No, me lo ricordo, l'ha scritto uno che conosco bene. Lo conosce bene, bravissimo. Poi volevo dire, ricordiamoci cosa ha fatto il signor Mattarella quando si doveva formare il primo governo giallo-verde, no? Quello con i cinque escrementi, dai, lasciatemelo dire, perché il nome è giusto, e che ha messo i bastoni fra le ruote in tutti i modi, e oggi mi trovo un Salvini che fa di tutto per cercare di mandare su un presidente che doveva essere la Casellati. Ma i nostri controllori, signori del Forza Italia, hanno bucato 50 voti e la Casellati ha fatto flop.
e quindi anche qui. E poi mi ritrovo alla fine Salvini che mi vota con 208 voti, anche se non importantissimi, il signor Mattarella. E queste sono contraddizioni che non riesco a capire. E poi vi voglio dire, io ero uno che andava in piazza a tutte le manifestazioni, che avevo un sogno nel cuore, il resto lo ve lo lascio immaginare, oggi mi trovo ricoperto di tricolori. Beh, a questo punto, sinceramente, quando si tratterà di votare, non so come fare. Sono andato a raccogliere le firme per il referendum, eccetera, eccetera. Però fortunatamente nel mio comune ancora non si votava. Quando si tratterà di scegliere politicamente, mi spiace, ma sicuramente non avrà il mio voto. Grazie, buona Padania a tutti e scusate se sono stato un po' lungo. Allora, Anna scrive, ma la gente ragiona, se uscissimo dal governo saremmo isolati, non ci mandano comunque a votare in anticipo. Comunque c'è un'altra telefonata, poi la parola a Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Giulia di Varese. Buongiorno. Perfettamente ragione, saluto l'onorevole Borghi, che guardo sempre con piacere la sera mentre lei è sul balcone da dove si vede il lago. Del lago, sì, a casa mia. Come? Sì, è un'inquadratura bellissima, anche tranquillizzante. Mi fa piacere che, sa che sono in tanti che mi dicono che le dirette dal lago piacciono, perché ai tempi del lockdown facevano compagnia a tanta gente, insomma sono contento, dai. Sì, no, è bella. Beh, comunque volevo dire, la signora che ha appena chiamato ha ragione, insomma, a un certo punto voi avete fatto il male minore. Però quando ci saranno le votazioni nel 2023 mi piacerebbe vedere i muri tappezzati da tutte le cose che avete fatto e quelle che non avete potuto fare a causa degli altri, così almeno la gente si ferma a leggere. Ecco, questo è un argomento, ma però ce n'è uno che c'ho qui sul gozzo. Prego. Quando c'era Monti, mi ricordo che dunque, appena arrivata la Fornero, Track ha fatto la riforma. Poi a gennaio Monti ha pagato alla Morgan Stanley un titolo di quelli lì di carta, no? Di 4 miliardi e mezzo, no? E a dicembre stavamo cadendo nel baratro. Poi più avanti hanno creato una specie di piccolo MES, ma solo per noi, perché dovevano salvare le banche greche e le banche spagnole, che in effetti dovevano pagare le banche francesi e le banche tedesche. Era un giroconto che però abbiamo pagato noi. E penso che questo, essendo sempre stata in contabilità, sarà dentro come credito nel nostro bilancio. C'è ancora o no? Allora, grazie signora. Abbiamo un minuto e mezzo, Claudio, però voglio anche girarti velocemente un messaggio. Ma sta gente che non vuole più votare Lega, cosa voterà? Aoso Giorgia, Dio Patria, Tricolore, Famiglia Medioevale? E poi Erminio, che simpaticamente dice Pagani, volente o nolente, è tornato su Radio Libertà. Forse sulle altre radio non lo facevano parlare. Va bene così, bentornato, ho detto per inciso. Comunque, Claudio, a te la parola. Ma innanzitutto complimenti alla signora di Varese, cosa è successo in un periodo, in uno snodo non semplice, insomma, no? della nostra storia passata, vale a dire quello dei fondi salvastati e della crisi greca. Quei soldi lì, sì, in teoria ci sono ancora, sono come crediti. L'unico problemuccio è che sono crediti appunto nei confronti della Grecia o di Cipro, no? Di questo tipo, che sono stati prolungati a il famoso, e qui arriva invece il toscano, a babbo morto, no? Quindi sì, noi abbiamo un credito, però questo credito ci verrà forse restituito insomma con molta calma, mettiamola così, va? Per il resto invece, quando uno dice Mattarella non dovevamo votarlo, no? E cose di questo tipo, anche qui non fatemi fare le difese d'ufficio, no? Cioè, alla fine sono delle scelte io faccio fatica, diciamo così, a condannare, perché rientrano nell'indole di Salvini. Cioè Salvini non è per la testimonianza, cioè quello che fanno tutti gli altri partiti
specialmente quando sono all'opposizione, cioè del tipo faccio l'emendamento dove dico che do 1.000.000 a tutti, no? Così poi la gente non, così poi il Parlamento non me lo vota e io posso andare in giro a dire solo io ho votato l'emendamento per, che avrebbe fatto avere 1.000.000 a tutti, no? Similari, facendo propaganda. Non è nelle sue corde, lui vuole esserci perché vuole poter in qualche maniera partecipare e dire la sua. Quindi lui ha provato in tutte le maniere a fare leggere la Casellati, quando non ci è riuscito, diciamo così, ma non certo per colpa sua, perché avete visto come erano andate le cose, cioè i voti erano stati in una maniera che si può anche considerare discutibile, ma virgolette segnati. Vi ricordate le cronache di quell'epoca? I voti della Lega per la Casellati c'erano tutti, i voti di Fratelli d'Italia per la Casellati c'erano tutti, quelli che sono mancati sono quelli di Toti, in buona parte di Forza Italia per delle loro beghe interne e così di questo tipo, e quindi purtroppo quella che avrebbe potuto essere un'opportunità veramente grande è fallita. Dopo si poteva scegliere due cose: o fare appunto il voto di testimonianza, quello per dire che ha scelto Fratelli d'Italia, no? Voto Nordio anche se è un influente, no? Ma peraltro ipervaccinista, no? Quindi tante volte le cose non sono così semplici. Comunque uno dice voto Nordio per Bandiera, oppure una volta resosi conto che la possibilità era solo quella e avendo di fronte altre due possibili alternative che ha valutato essere peggiori, cioè vale a dire Draghi e Casini, ha scelto per quanto possibile di partecipare e scegliere il male minore. Dobbiamo rimandare il resto della discussione a settimana prossima per questa rubrica, perché sono già le 10.31, dobbiamo salutarci qua, però certamente avremo modo di ridiscutere di tutte queste questioni, perché da qui al 23 questi fili si riannoderanno e si svilupperanno, presumo. Intanto io ringrazio Claudio Borghi Aquilini. Grazie davvero. Grazie davvero. Buona giornata Claudio, buona giornata a tutti. Avete ascoltato Scuola di Magia.